Il successo dei partecipanti ha evidenziato il livello della mezza maratona dei tre comuni, cresciuta nel corso degli anni a dismisura e giunta alla decima edizione. Il decennale ha fatto registrare le presenze record, circa 500, provenienti da tutta la regione per l'unica 21 chilometri della Valle Peligna, valida anche per il campionato regionale XEN. Dopo la partenza da Pratola, il percorso ha toccato i comuni di Prezza e Raiano. A vincere è stato il marocchino Mohamed Lamiri della Ecomaratona dei Marsi, arrivato prima con circa 23 secondi di vantaggio rispetto all'olimpionico Alberico Di Cecco, tesserato con la sorgente, a conferma della sua ottima forma. Io che ho fatto 5 km vicino a lui, io ho già controllato, io ho sentito un po' lui fiato troppo, anche sbatti un po' il piede, allora io ho cambiato un po' il ritmo. 100 metri, 200 metri e lui non arrivato, allora è andato io tranquillo. Capito io, lui fa il secondo oggi. Al terzo posto l'atleta peligno Gianni Scappucci della Running Free di Pescara. Tra le donne a vincere è stata la campionessa italiana dei 10.000 metri Rita Mascitti dell'Avis San Benedetto. Per la prima volta a livello di sensazioni ho avuto delle buone sensazioni e questo voglio ringraziare prima di tutto il mio allenatore Tonino Brutti, che è un olimpionico, un ex olimpionico, per cui ho trovato questo miglioramento grazie a lui nonostante i miei più di 40 anni. Secondo e terzo posto per Gloria Ciccotelli della Runners Fontegrande e Lorella Bassani della Runners Montesilvano. Ottimi piazzamenti anche per la Runners Sulmona con Maurizio D'Andrea, classificatosi quarto. Per lui importante test per il campionato italiano individuale lunghe distanze di corsa in montagna del prossimo 30 settembre a Carovilli, provincia di Isernia, e con Domenico Del Signore arrivato settimo. Per le donne si sono distinte nella F35 Eleonora Cipriani e Gianna Lucantoni. Buona prestazione anche per la vicepresidente della provincia Antonella Di Nino, che ha gareggiato con il GAP di Pratola Peligna, società che ha organizzato l'evento. È stata un'emozione bellissima, ogni passo era un traguardo, devo dire che c'è stato a monte un grande allenamento, ma sicuramente anche una bella gara durante il percorso. Eravamo nel mio territorio, quindi ero a casa, mi sentivo ovviamente forzata da tutti quelli che ci hanno accompagnato, quindi un'esperienza assolutamente da ripetere. Al GAP ha tutto il mio ringraziamento come sindaco e come amministrazione comunale. Ennio Leone e i suoi collaboratori, tutta la squadra, hanno dato dimostrazione di saper organizzare un evento come questo. Pratola si presta per eventi di questo genere e quindi la Valle Peligna è pronta alla prossima edizione.